Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di quanto deficit energetico andare a creare durante una fase di cut. Ora, vogliamo fare una serie di episodi, di video un po' più brevi su domande che ci sono arrivate su Instagram e che hanno comunque un interesse, un respiro piuttosto generale, quindi vogliamo condividerle appunto con questi video. Quindi partiamo subito sul tema centrale, cerchiamo di capire effettivamente che cosa succede in una fase di discesa calorica o comunque di creazione di deficit. Ora, partiamo dal presupposto che le calorie che noi mangiamo vanno a impattare su quello che il nostro corpo va a consumare a livello energetico. Cosa vuol dire questo? Introduciamo il concetto di set point calorico o normocalorica teorica, che altro non è che il livello di caloria a cui il nostro corpo si considera in normo alimentazione. Ok, quindi magari per me una normocalorica teorica, il mio set point calorico è di 2500 calorie, vuol dire che se io introduco 2500 calorie, il mio corpo autonomamente, senza forzature, brucerà 2500 calorie. Che cosa succede? Che nel momento in cui io vario il mio input energetico, quindi mi distacco da questa normocalorica teorica in alto o in basso, il mio corpo avvierà un certo lasso di tempo di processi di adattamento per adeguarsi e mantenere l'omeostasi. In altre parole, se logicamente il mio set point calorico è di 2500 calorie e mi metto a 2600, non è che ingrasserò all'infinito o prenderò peso all'infinito, no, a un certo punto il mio corpo avvierà dei processi di adattamento per cui brucerà 2600 calorie. Lo stesso avviene al ribasso, ed è proprio questo il punto nevralgico di una fase di cut, che non ci basta creare un minimo di deficit e aspettare semplicemente di dimagrire, ma quello che dovremo fare è creare un deficit energetico progressivo. In altre parole, quello che accadrà è che io partirò dal mio set point calorico, diminuirò di un tot, il mio corpo si adatterà a questo nuovo input, di nuovo diminuirò o creerò comunque deficit energetico, il mio corpo si adatterà di nuovo a questo input, di nuovo continuerò a dimagrire e il processo continuerà finché non avrò raggiunto il livello di definizione target. Ok, quindi arrivando alla domanda che ci è stata fatta su Instagram, il punto è, ok, quanto devo scendere in ciascuno di questi step? C'è chi dice il 20%, chi il 10%, chi dice di fare un primo step dal 50% e poi successivamente scendere di meno. Insomma, le idee che vengono avanzate logicamente sono tantissime. Ecco, quello che vi daremo è il nostro punto di vista, soprattutto quello che poi abbiamo peraltro inserito in Vulcano, il nostro programma per il cut, quindi la linea guida che abbiamo dato per la fase iniziale, che è quella di scarico, in cui gradualmente l'obiettivo sarà quello di arrivare alla BF target da gara o comunque della top condition. Ecco, quello che noi suggeriamo è di scendere di 25 grammi di carboidrati oppure di 10 grammi di grassi, in base alla vostra scelta, se scendere più di carboidrati che di grassi, ma è un argomento che ho già affrontato in un altro video, oppure di creare comunque un deficit di circa 700 kcal settimanali, ossia banalmente 100 calorie al giorno. Creare questo deficit logicamente sarà fatto con dell'attività cardiovascolare, con un aumento del volume nell'allenamento, comunque più o meno 700 calorie a settimana. Ogni quanto farlo? Banalmente ogni volta che vedete uno stallo. Ecco, se inizialmente possiamo permetterci di essere un filo più aggressivi, quindi magari di scendere ogni 2 settimane, man mano che continuiamo a scendere, semplicemente cercate di vedere quando raggiungete uno stallo. In altre parole, se voi vedete che con le calorie che avete continuate a perdere peso, a dimagrire, la condizione migliora, allora non c'è ragione per andare a diminuire ulteriormente, ma semplicemente rimanete là e poi quando vedete uno stallo fate questo piccolo drop. Ecco, questo è il nostro consiglio generale. Ovviamente quello che noi consigliamo è di non variare la variazione di input energetico in base a quello che mangiate, nel senso che se state a 3000 calorie o se state a 2000 calorie o a 1500 calorie, comunque dovreste fare questo drop di un 100 calorie al giorno, più o meno 700 calorie a settimana. Questo per assicurarci di dare comunque un input abbastanza forte che il nostro corpo riesca a percepire e che lo porti ad avviare tutti i processi di dimagrimento e di utilizzo degli acidi grassi immagazzinati come riserva. Quindi questo è tutto per l'episodio, scrivete qua sotto che cosa ne pensate voi personalmente, come vi comportate. Vi ricordo come al solito che Vulcano è in offerta con tutti gli altri programmi fino al 18 luglio, data in cui faremo il release e l'apertura delle iscrizioni alla nostra Academy, e per tutte le informazioni trovate il link qua sotto. Quindi detto questo, ci vediamo al prossimo episodio.